Una delle novità in assoluto più importanti di Acrobat è la possibilità nella sua versione 11 di poter editare file PDF, quindi di poter applicare delle modifiche sostanziali ai documenti. Prendiamo per esempio questa presentazione di PowerPoint, che ovviamente è in formato PDF, magari mi è pervenuta da un mio collega, vorrei poterla riutilizzare, però cambiando ovviamente alcuni contenuti, come per esempio l'intestazione del relatore. Bene, adesso dal menu strumenti è semplicissimo, basta andare a chiedere di fare una modifica del contenuto ed ecco che vengono evidenziati tutti gli elementi che io posso manipolare. Nel caso per esempio dell'intestazione posso modificare il contenuto, quindi di questo testo, dire per esempio che sono io l'autore di questa slide, tanto il mio collega è d'accordo, quindi non se lo prenderà male, e potete vedere che tutto può essere riformattato nella maniera corretta. Per esempio, posso rimettere questo box allineato in maniera corretta come in origine, posso selezionare il testo che per esempio è in grassetto. Posso fare modifiche ancora più sostanziali. Questo box di testo, per esempio, ha un paragrafo che voglio eliminare. Benissimo, lo seleziono e tranquillamente lo elimino, confidente del fatto che comunque l'allineamento all'interno di questa colonna di testo rimane conservato, anche se ho eliminato una quantità di testo così numerosa. Altra cosa rilevante è che ora, con queste possibilità, ho anche modo di fare, per esempio, un cerca e sostituisci. Posso, per esempio, dire di cercare la parola reception e di sostituirla con un'altra che per esempio è lobby. Ok. Dicendo di sostituisci, ecco che lui trova tutte le ricorrenze e tranquillamente posso sostituire all'interno di tutto il documento questa parola. Ma posso fare anche molto di più. Guardate per esempio questa immagine, la voglio sostituire con un'altra. Faccio un semplice clic su questo piccolo pulsante che mi permette di indicare qual è l'immagine che io voglio sostituire. Così semplicemente ecco che l'immagine è stata rapidamente sostituita. La possibilità anche di avere queste linee guida che quando io sposto qualche elemento mi danno la possibilità quindi di vedere come allineo l'ingombro di questo elemento rispetto agli altri mi permette letteralmente di fare un lavoro quasi di redesign della mia pagina. Ma ipotizziamo che abbia necessità di aggiungere ulteriori slide a questa presentazione in PDF e quindi direi che si presenta la necessità di poterlo riutilizzare con PowerPoint. Bene, adesso Acrobat mi permette dal menu File di dire registra come presentazione di Microsoft PowerPoint. Quindi letteralmente Acrobat esamina questo documento e ne produce una versione in formato PowerPoint, che noi potremo quindi andare a riaprire con PowerPoint di Microsoft e rieditarlo esattamente come se fosse il documento originario da cui proviene. Lo apro infatti il documento così prodotto con PowerPoint e potete vedere che effettivamente è in pratica molto fedele rispetto all'originale e conserva effettivamente tutto, nel senso che, come vedete, tutti gli elementi sono proprio elementi grafici creati proprio con gli strumenti di PowerPoint. Al punto che addirittura, per esempio, questa che è una tabella può essere a sua volta riutilizzata come una vera e propria tabella. Ad esempio, magari voglio inserire ulteriori righe o colonne, eccetera, eccetera. Quindi, grande possibilità di riutilizzare documenti PDF con Acrobat 11.